uno che ci entra invece in questo momento per la ultra, quindi parliamo di quello da 60 km che ha già mangiato 8 ore di gara, ormai 9, 8 ore e 56. Onore a tutti i 94 uomini, 107 arrivati fino a questo momento in una gara davvero massacrante di quelli che ti consumano. Questa gara vedo un sacco il sorriso della gente che hai attorno e il sorriso che hai te dentro. Arrivare qui, trovare degli amici, trovare un sacco di gente che ti saluta, che ti riconosce, che ha voglia di fermarsi a fare due parole con te, ti mette tranquillità e tutte le paure che hai nella preparazione, nella settimana che precede una gara, perché alla fine è sempre una gara, si tratta. Nel momento in cui arrivi qui e trovi delle facce amiche, due sorrisi e due chiacchiere, tutto si rilassa, tutto rallenta e finalmente trovi quella serenità di cui hai bisogno per poter poi affrontare una gara il giorno dopo. Ci vorrebbe della grappa, un po' di grappa. Turi! Forza Carvico! Grazie! Mi attacco! Un ritiro è sempre brutto, perché venire giù da fare 700 km quasi per farsi una gara non è bello, non è bello in generale, né vicino casa né da lontano. Però capita, dai, può succedere. È una questione di mente e corpo. Questa volta né il corpo né la mente, diciamo, mi hanno sorretto. Il ritiro non è un'opzione, questa volta invece è stata un'opzione che non era prevista. Trovo che questo posto abbia sempre un'energia, un sentimento, un'amicizia che ti dà la giusta carica per poi affrontare tutta la stagione. Ed è bello partire da qui,
Partire tra le facce degli amici, tra i sorrisi, le chiacchiere. Nelle settimane che precedono una gara c'è sempre un livello di tensione, c'è la domanda che uno si fa sempre: sarò pronta? Sarò allenata abbastanza? Avrò fatto veramente tutto quello che potevo fare, oppure ho preso qualche scorciatoia e domani ne pagherò le conseguenze. E poi arrivi, trovi le facce degli amici che ti salutano e tutte queste paure, queste tensioni immediatamente si sciolgono e arrivi ad avere quella serenità che dici: ok, non è poi importante quello che sarà un risultato, non sarà importante il tempo che speri di fare, sarà quello che senti, sarà quello che ti porterai domani in gara, sarà il pensiero che ti porterà alla fine. Bellissimo, organizzazione spettacolo, grazie. Bellissimo paesaggio. Siamo a passeggio noi. Allora facciamo come va benissimo. Camminando. Alla fine al trentesimo un po' di stanchezza c'è, perciò ho preferito camminare un po', riprendermi. L'ultimo pezzo qua lungo il fiume mi ha rigenerata. Col rumore dell'acqua funziona. Il fisico? Il fisico sono un po' stanca, però dai, adesso cercando di correre e avanti tutta. Il podio non è ancora fatto, io me lo gioco. Ciao ragazzi! Per me Mugello è questo, iniziare una stagione portando dentro questa serenità che mi dà questo posto. Per me è questo il trail. Per me è stare bene con me stessa, riuscire a fare una giornata e con i miei pensieri, con le mie gambe, con il mio fiato e stare bene. Mi sono buttato 3 volte nel fiume. Molto bene, bravo Maurizio. È un privilegio venire a correre qua. Prima della 23. Brava! Grazie! Questo è solo piacere adesso. Il momento in cui riesci a superare quei 5 km di difficoltà, poi hai raggiunto un benessere, hai raggiunto una forza dentro che dici: ok, ce l'ho fatta, ho superato questo momento e arrivo alla fine. Per me la gara è stare bene e corro e mi diverto. E se corro e mi diverto, il sorriso c'è sempre. Ed è quella la vittoria, secondo me, di una gara. All'anno prossimo, sicuramente. Cinque.